Ed eccoci di nuovo in diretta, amici. Sono felicissima di avere in studio con noi Don Domenico D'Alia, missionario del preziosissimo sangue della parrocchia di San Gaspare del Bufalo a Roma. Ma con lui parleremo eh, della Madonna di Pompei. Andremo virtualmente nel santuario eh, della Madonna e lo facciamo subito. Intanto salutiamo Don Domenico. Don Domenico, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, sono contentissimo di condividere con voi quella che è la mia passione più grande, proprio il Santo Rosario, in questo caso specifico proprio la storia della Madonna di Pompei, del quadro, del santuario della Madonna di Pompei, perché veramente è un racconto speciale che anche a me tocca tanto. E eh beh, non potevamo e... chiudere il mese di ottobre se non nella maniera migliore, con la Madonna del Rosario, quindi insomma penso che sia la cosa più indicata. credo eh... in assoluto che sia veramente la cosa più bella, è vero, è così. Noi in parrocchia la facciamo tre volte l'anno la supplica, proprio secondo quello che viene richiesto anche a Pompei. Tra l'altro, ho fatto un pellegrinaggio da pochissimo lì a Pompei con la parrocchia di Roma il 25 settembre, sì. e perché è stato il ventesimo anniversario del mio sacerdozio. E quindi, siccome fui ordinato sacerdote lì, eh, allora eh, eh, ho detto, voglio studente. andare con, con eh, i pellegrini lì, ci vado spesso, eh, veramente molto spesso. Sì. È un po' come ritrovare casa, la è base certo, di è tutto. Certo, è certo, ma perché si rende omaggio a quella Madonna che sembra parlare e guardare a tutti noi? Cosa ci vuole dire? Allora, intanto, eh, questo nasce tutta questa situazione. Eh, intorno all'autunno del 1872, quindi pensate quanto tempo fa. Era una zona, una landa possiamo dire desolata: c'erano anche tanti, eh, tanti briganti. Era una situazione, una, una zona proprio abbandonata. C'erano solo le rovine eh, che sono molto conosciute, ovviamente, degli scavi. No? Per questo è conosciuta Pompei da, da sempre, per quella famosa eruzione del 79. Dopo Cristo, ma non c'era nulla, null'altro, perché era tutto molto desolato, se non che eh, Bartolo Longo, questo avvocato, eh, lui eh, lontano da Dio. Era legato al positivismo in modo particolare, addirittura anche al satanismo, quindi era una, una persona completamente perduta, persa. Eh, comincia ad interrogarsi e quindi comincia dentro di lui una sorta di processo di ricerca interiore. Finché nell'autunno del 1872 lui sente una voce chiara: si trovava in campagna, aveva, eh, stava ancora piovendo, piovigginando, lui racconta proprio questo momento, e sente una voce chiara. Recita il santo rosario e sarai salvo. Chiunque recita il rosario viene salvato. Allora questa cosa lo tocca così tanto, in modo così forte, che lui crolla in ginocchio, quindi in ginocchio completamente, e va a finire su quell'erba fradice, ancora bagnata, che a terra non si sa quanto tempo lui è rimasto in ginocchio quasi bloccato dopo questa, questa, ehm, diciamo questa, queste parole della Madonna, che a un certo punto quando si rialza Bartolo Longo non è più lui è un uomo cambiato, un uomo trasformato completamente, quindi cambia la vita, da quel momento in quella zona cerca di partire da zero, c'era tanta ignoranza, poca istruzione, poca cultura e quindi comincia, dice io devo propagare il rosario. E quindi ma Don non Domenico, un quella di modo. Bartolo Longo è una vita segnata da tanto dolore, ma segnata anche da un riconoscimento totale, un affidamento totale alla Madonna poi, no? Certo, assolutamente, per questo motivo lui voterà proprio la sua vita alla Madonna e soprattutto secondo la richiesta che gli era stata fatta alla propagazione del Santo Rosario. Ed è interessante perché lui, dicevo, cerca di partire da zero per dire do, devo propagare il Rosario, ma non aveva un quadro, cioè non c'era un'immagine, un quadro in quella cappellina che all'epoca stava lì. Dove poter pregare. E allora che cosa fa? Va a Napoli, cerca di, da qualche rigattiere, da qualcuno di trovare qualche quadro bello, ma non trova nulla che lo soddisfi. Se non che casualmente, io dico è casuale o forse è una Dio incidenza, eh. incontra un suo confessore, padre Alberto Radente, il quale gli dice: Guarda, ho dato un quadro in affidamento a Suor Conce Maria Concetta dell'Itala che stava al quartiere che si chiama proprio Rosariello di ah! Medina, dice: Vai, mangia a fare la posta, no? vai lì e vai a prendere questa Madonna. Quando Ma è vero, Don beve, Domenico, beveve... che quel quadro all'inizio era un quadro un po' scarcagnato, insomma, che non era manco tutta sta bellezza di quadro. Eh è esattamente proprio così stavo proprio dicendo che la prima cosa che fece Bartolongo quando lo vide rimase sconvolto perché sconcertato perché disse proprio tutto come porto io un quadro del genere alla venerazione dei fedeli ma era gratis e a Cavaldonato non si guarda in bocca, lui eh certo. non si poteva permettere in quel momento un quadro migliore, quindi lo porta e tra l'altro lo porta, pensate non c'erano altri mezzi perché era molto grande, non si poteva portare in altri modi, lo porta su un, su un carro di un rigattiere, si informa, un certo Angelo Tortora, ma... Quel giorno portava il letame, e... e quindi la Madonna viene portata pensate, su un carro di letame. Che è una cosa allucinante, questa, no? Però, anche qui è un caso oppure il segno per eccellenza della povertà, della piccolezza. Eh certo. Che la Madonna, sì. Allora viene messo, viene posto su questo e arriva a Pompei questo quadro, quindi arriva proprio lì a Pompei, arriva il 13 novembre del 1875, arriva proprio lì e eh, Bartolo Longo dice io devo fare qualcosa, gli fa fare un primo restauro ma non è contento. Poi passa ad una seconda fase, ad un secondo restauro, lo affida a Federico Maldarelli. E una volta affidato a lui, gli chiede: però, per piacere, sostituisci Santa Rosa perché in origine c'era San Domenico e Santa Rosa, ammetti Santa Caterina perché? Perché furono i maggiori propagatori del Santo Rosario. Quindi lo scopo era proprio questo. Certo. E quindi viene, viene fatto, diciamo, questo cambiamento. E quando viene poi restaurato, Bartolo Longo dice. La Madonna ha cambiato volto, è diventata bellissima, un viso <ride> dolcissimo, cioè come se ci fosse stato un miracolo, cambiata proprio completamente. È proprio l'immagine che oggi vediamo: certo. una mamma dolcissima che ti accoglie a braccia aperte, quindi ehm, entra proprio in tutto questo. Sì, adesso questo unisce intere in... generazioni, voglio dire, eh. Esatto, esatto. Fu esposta alla venerazione dei fedeli il 13 febbraio del 1876 e fece quel giorno stesso un miracolo. Una bambina di 12 anni, Clorinda Lucarelli, guarì completamente dalla sua malattia. Quindi immediatamente cominciò A conferma, bene. a e conferma. Quindi, sì, assolutamente fu una cosa meravigliosa. Poi fu incoronata, il, il quadro fu incoronato da Paolo VI nel 1975 a San Pietro, nella Basilica di Pompei, e eh, intorno a questo santuario Bartolo Longo eh, realizzò tante opere, tantissime opere, soprattutto si dedicò all'istruzione. E all'epoca c'era questo orfanotrofio enorme: pensate, teneva oltre mille bambini, e in alcuni casi anche di più, erano orfani di carcerati. Ah, e questo ecco. devo sottolinearlo, devo sottolinearlo: certo. sapete perché? Bartolo Longo portava dentro essendo avvocato un grande tormento per i bambini carcerati dei figli cioè dei genitori carcerati perché Diventavano orfani, soprattutto le femminucce all'epoca, parliamo veramente di un'epoca difficile. Potevano fare una brutta fine per strada, andavano a finire letteralmente per strada e Bartolo Longo aveva un tormento enorme. E allora dici: No, noi gli dobbiamo dare l'istruzione, dobbiamo dargli la facoltà di poter avere un loro libero pensiero, dobbiamo formarli bene e già instradarli nel lavoro, cioè salvarli dalla strada. E questa è stata un'opera davvero grandiosa, possiamo dire straordinaria, che Bartolo Longa ha fatto lungo questo periodo enorme, poi ci fu la legge. Eh, intorno credo al 2001, ricordando a memoria, ehm, nell'eliminare gli orfanotrofi e fare poi gradualmente le case famiglie, ma il vescovo Liberati recentemente ha ottenuto il permesso per uscire a tenerli almeno 200, perché loro essendo i, quelli, i fratelli cristiani no? delle scuole cristiane, sempre di Bartololongo insieme alle suore, potevano continuare a istruire e a togliere dalla strada un numero maggiore di persone che in questo momento si dice che per strada sono presenti oltre 40-50 mila minorenni, abbandonati completamente a loro stessi, perché chiaramente tutte le case famiglia attualmente presenti non possono reggere dei numeri così. È eh certo, ma è bellissimo Don Domenico, perché quando c'è una vera conversione poi i frutti si vedono e qui i frutti sono, insomma, altro che frutti, sono straordinari. Ma allora Don Domenico, noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità e rientriamo subito. Fermi tutti lì anzi lì vediamo dopo <ride> eccoci e continuiamo la nostra eh, meravigliosa chiacchierata con don Domenico D'Alia don Domenico che ci parla eh, del, di pompei della madonna del rosario e vogliamo in questo momento parlarvi proprio del rosario don Domenico spesso non confondete la speranza non delude e il rosario è speranza e certezza eh, porto di salvezza come dice negli assalti del nemico l'importanza del rosario il Rosario credo davvero mai forse come questo tempo storico sia fondamentale per un cristiano. Noi davvero abbiamo smarrito la via. No? Quando Giovanni Paolo II dedicò un anno intero al Santo Rosario nel 2002 e lo concluse proprio a Pompei con la Rosarium Virginis Maria, questa, quella lettera stupenda proprio sul Santo Rosario, e istituendo tra l'altro i misteri luminosi che non c'erano ancora, i misteri della luce, per completare quasi questo quadro. Lui scrisse, promu eh, proclamò, promulgò proprio quella, quella lettera e quell'anno del Rosario perché diceva che questa preghiera si è proprio persa e perdendosi il Rosario soprattutto nella recita delle famiglie c'era stata poi una dispersione enorme completamente, soprattutto da parte dei giovani ma anche delle famiglie stesse. Il rosario che cos'è? No? Dobbiamo immaginarlo un po' come lo dico con gioia perché vedete io ho sempre eh... la corona del rosario con me. Io recito da anni tutte e quattro eh, corone eh, scaglionate durante il giorno perché cerco di contemplare per me una via. È come un cammino, una via, un percorso dove col mano nella mano con Maria io contemplo la vita di Gesù e me ne innamoro sempre di più. Tra l'altro recitare il Rosario anche da solo da soli non è stancante perché è una cosa particolare: basta fare un po' di pause, mentre tu stai dicendo l'Ave Maria, proclami il mistero, fermati un attimo e contempla la scena, è una via contemplativa. Tu ti fermi è come se davanti a te si aprisse uno scenario, qualcosa di meraviglioso davanti a te, vedi proprio quella scena e quella scena la porti nella tua vita. E man mano poi che sgrani il rosario, tu cammini, è come un cammino, cammini piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, per arrivare mano nella mano con Maria tra le braccia di Gesù. E lo ami sempre di più, e soprattutto porti nel tuo cuore, nella tua vita, proprio quel valore. È come se noi dovessimo imparare Gesù, la vita di Gesù, da Maria. E proprio nella lettera si parlava proprio della scuola di Maria per imparare Gesù. Ci mettiamo alla scuola di Maria per imparare Gesù. No? Certo. E proprio, credo che, era, credo che era Paolo VI, diceva proprio che il rosario batte il ritmo della vita umana, diceva proprio questo. Tu ci dicevi una volta che l'Ave Maria poi era stata anche corretta con il nome di Gesù uh, da Papa Urbano, giusto? Esatto, c'è stato proprio questo cambiamento per mettere praticamente Gesù, è stato posto al centro dell'Ave Maria, per dare una totale centralità, anche perché tanti pensano che il rosario è una preghiera di Maria, non è proprio così assolutamente. <ride> È una preghiera tutta completamente cristologica, cioè Gesù è al centro, come nell'Ave Maria. Ma camminiamo mano nella mano con Maria. E perdonatevi, fatevelo dire, ma chi più di Maria, eh. che ha visto con gli occhi suoi Gesù sin da bambino e ha visto questo miracolo enorme stare accanto a lei, può parlarci, può aiutarci a contemplare Gesù? Nessun altro, nessun altro. Don Domenico, da come ne parli? Noi lo sappiamo, ma anche chi ti sta seguendo adesso, da come ne parli? Si capisce che c'è un legame speciale con la Madonna, ma eh, ci vuoi dire qual è il tuo legame personale con la Madonna di Pompei? Che cosa è successo lì? Bellissimo. Allora, come vi ho detto all'inizio della trasmissione, vent'anni fa, ormai poco più di vent'anni fa, il 25 settembre del 2004, eh. Eh, sono stato a Pompei e... Nella Basilica di Pompei sono stato consacrato sacerdote in Eterno. A dire il vero, sin da piccolino il mio parroco, adesso sta in cielo in Paradiso, Don Francesco Pezzella, organizzava tanti pellegrinaggi proprio a Pompei. E sin da bambino ci andavo con gioia. E quando entravo in quel santuario c'era qualcosa di particolare, un po' come una mamma con le braccia aperte che accoglieva i figli. All'epoca non era neanche restaurato tutto il santuario, adesso sta nel massimo dello splendore perché sono state restaurate cappellette. Per cappelle, ogni cappella, gli affreschi è stato restaurato tutto eh sì. e oggi è veramente straordinario. Ma noi adesso lì, abbiamo appena sei... visto una foto della tua consacrazione: eh? l'abbiamo appena mandata in diretta perché l'abbiamo trovata. Abbiamo detto, Adesso glielo facciamo. Lo scherzo! Bellissima, <ride> bellissima. Eh, Ma ero, quanto? Era abbastanza più giovane, ero abbastanza e eh, va giovane. bene, va bene, è tutta quindi... saggezza, è tutta esperienza. <ride> I capelli nerissimi. nerissimi. Don Domenico, sì, quanto scuri. è importante per un sacerdote consacrato creare il proprio sacerdozio a Maria, mettersi sotto la protezione di Maria? Credo che sia essenziale. Guarda, questo è, mi riguarda proprio a livello personale. In tutti i passaggi che ho fatto in seminario, quindi l'ammissione agli ordini sacri, il lettorato, l'accolitato, poi il diaconato, il sacerdozio, sempre ho consacrato ogni cosa a Maria e il sacerdozio sta tutto nelle mani sue perché lei lo custodisca, lei lo protegga dagli assalti di tante situazioni, no? Perché tutti viviamo tante pressioni, tante difficoltà, tante fatiche, tante bas tanti bastoni tra le ruote. Maria Santissima la immagino sempre come colei che col piede schiaccia Satana schiaccia tutto ciò che è male e con un bastone in mano io me lo immagino così come una, una statua bellissima che ricordo durante una delle mie missioni col bastone in mano la Madonna del soccorso che poi dà una bella mazzata a Satana di stati al posto tuo perché questo figlio, questi figli. Per chi si mette sotto l'affidamento di Maria, non li tocchi, perché questi stanno sotto la mia protezione. E allora scusate voi che ascoltate da casa, ma fatevi furbi, recitate il Santo Rosario e mettetevi sotto la protezione della Madonna, consacratevi a lei come madre. Dove volete che vi porti la Madonna se non a Gesù? da nessun'altra parte. Quindi recitatelo, 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 perché questa è l'arma potente contro il demonio, l'arma potente contro il male. Padre Pio lo ripeteva continuamente, era innamoratissimo della Madonna, una, un amore veramente smisurato, come tutti i grandi santi, anche San Gaspare, il nostro fondatore, veramente innamorato della Madonna. Non passava, a, passava tanto tempo a recitare il rosario perché si affidava e affidava, affidava le sue missioni alla Madonna, anche al centro delle sue missioni, come usciva il quadro della Madonna, lui parole sue, la, la missione si incendiava, cioè prendeva fuoco la Madonna come madre riusciva a tirare tutti a sé, una rivoluzione straordinaria, qualcosa di straordinario. Don Domenico, la L'espressione Amaron va compagne era l'espressione <ride> che le mamme usavano proprio per affidare e usano ancora per affidare i propri figli, eh, diciamo, alla protezione della Madonna. E questo viso chinato di Maria nel quadro sembra proprio in una posizione di ascolto per accogliere le richieste di tutti i suoi figli, vero Don Domenico? Sì, assolutamente sì. Tra l'altro c'è questa tradizione bellissima della discesa del quadro che viene fatta tutte le volte a novembre, sì. in ricordo proprio dell'arrivo della Madonna e il significato è proprio questo. Portano il quadro proprio giù, lo avvicinano vicinissimo ai fedeli proprio perché si mette in ascolto di tutti i figli, letteralmente. E prende le petizioni e le porta, salendo su, risalendo su, le porta al Padre, le porta a Dio. Meravigliosa come cosa. E poi anche importante perché guarda con attenzione: il bambino Gesù sta seduto su un ginocchio, lo vedi? Sì. Ma l'altro ginocchio è libero. E quindi che si siede su quel ginocchio? <ride> Mi siedo me. io, ti siedi tu, ci <ride> sediamo noi. Vogliamo stare sulle ginocchia della nostra mamma celeste. È proprio quello per stargli più vicino. E lei teneramente abbraccia, coccola, sostiene, accompagna i suoi figli. Questa è la contemplazione più bella. Una mamma che, come vedi, non è tanto lei protagonista, ma sempre presenta il figlio. E la centralità è sempre Gesù, il bambino che per dire lo affida quasi, cioè non abbiate paura perché vi metto sotto il mio manto, qualcosa di straordinario, veramente molto molto bello. Assolutamente, Don Domenico a Pompei c'è qualcosa che arriva da San Giovanni Rotondo, e insomma eh, tu, eh, ce lo vuoi dire? Spiegalo tu, spiegalo sì. tu. Allora c'era una, una, una coppia che portò a Padre Pio dei pellegrini, portarono a Padre Pio un mazzo di rose proprio da Pompei. Lui sfilò una rosa e disse questa l'ha portata a nome mio alla Madonna e quella rosa ancora oggi è presente proprio uh, dove, dove stanno le stanze di Bartolo Longo, è presente proprio lì completamente intatta, sta sempre lì. Eccola, la vediamo in adesso qui, in video, eccola, eccola, la vediamo eccola, adesso sì. in video, eccola, sì, eccola sì, qui. Perché c'era un bellissima. rapporto particolare tra Padre Pio e la Madonna di Pompei. La Madonna in generale, ma la Madonna di Pompei era la, la madonnella dei suoi posti, no? Assolutamente sì, ma questo è quello che poi tra l'altro questa cosa della Madonna di Pompei, no? Che sta nel cuore di Padre Pio, di questi grandi santi, queste figure anche contemplative, ci fa capire che è proprio nella contemplazione del rosario che tu arrivi ad innamorarti della Madonna, perché senti che lei ti accompagna in un modo particolare. E io girando, ho girato l'Italia in lungo e in largo, quando sono stato direttore della Pastorale Giovanile e delle Missioni, e ho trovato dappertutto il quadro della Madonna di Pompei, in tutti i paesi, paesini, città, eh, saloni parrocchiali, da tutte le parti. E come siamo circondati, no? Perché... È un legame quello della Madonna della Madonna del Rosario grande. però io vorrei che non solo noi contemplassimo il quadro della Madonna del Rosario che è dolcissimo e bellissimo, ma per favore ecco questo è quello che io chiedo con tutto il cuore: recitate il Rosario, perché quella Madonna sta con la corona in mano e la passa a tutti noi per dire: pregate, il Rosario, in questi tempi difficili, se mi permetti no, di dire certo, questo: assolutamente eh, devi dirlo. questa guerra. C'è questa guerra mondiale a pezzi presenti, presente nel mondo. Come dice Papa Francesco, non possiamo non pregare per la pace. Il Santo Rosario è per eccellenza la preghiera della pace. Maria è la regina della pace. Quindi vi chiedo, chiedo a tutti voi, pregate per la pace, almeno un rosario al giorno. E se c'è qualcuno che dice, secondo me, ma io non ce la faccio a dedicare un quarto d'ora, venti minuti a recitare il rosario, sto troppo impegnato, non è un problema. Tu recita una decina al mattino, una decina a mezzamattinata, una decina dopo pranzo, una decina nel pomeriggio, una decina la sera e ti dice il tuo rosario va bene lo stesso quello che conta è il cuore Maria vede il nostro cuore quello è quello che conta tenere il nostro sguardo la nostra vita completamente legati a lei Assolutamente. completamente legati a lei perché lei ci porta a Gesù E allora uh, Don Domenico concludiamo con, uh, con questo il rosario Uh, pellegrini di speranza e questo è il filo conduttore del buongiorno a Maria di ottobre 2024 il mese del rosario eh, porta della nostra salvezza che caratterizzerà una delle pratiche più diffuse del giubileo del prossimo giubileo 2025 eh, giusto e quindi insomma Assolutamente e eh, 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 che poi insomma richiama poi la bolla papale spesso non confundit che dicevamo prima don Domenico noi ti ringraziamo per essere stato con noi perché ci hai arricchito questa mattinata a parte della tua presenza che insomma è carismatica ma, ma ci hai parlato della Madonna e finisce il mese del rosario non potevamo non farlo quindi l'abbiamo fatto in maniera ampia in maniera spero spero che sia arrivata a tutti eh, però una promessa Don Domenico, noi ci vediamo presto, va bene? Sì, veramente con tutto il cuore, così vengo a rivisitare Padre Pio, ci vengo ecco, da un bel po', devo aspettiamo... tornare assolutamente. E ti aspettiamo in studio allora, grazie Don va, Domenico, benissimo. santa giornata. Grazie, ciao, ciao a tutti, ciao. Qualche secondo di pubblicità e poi eh, ci ritroviamo in studio.